tutti e benvenuti anche per questa puntata della nostra pagina Facebook e del nostro canale YouTube. Oggi vi vogliamo far vedere come lucidiamo di seconda mano il laterale di questa servante. Anche questo è un laterale tutto intarsiato in vari legni. Utilizzeremo la gomma lacca, la pomice, l'olio paglierino. Ci siamo costruiti un tampone di cotone rivestito di una fedela di lenzuolo vecchia e tutto è pronto per iniziare la lucidatura. E quindi imbeniamo per bene il cotone e siamo pronti per iniziare. Siamo giunti all'ultima bagnatura che preparerà il fondo alla finitura. Il poro è completamente chiuso, la vernice attraverso gli otto con questo movimento, diciamo così, a girare e a stirare si è lavorata per bene. L'obiettivo di questa seconda mano è appunto di preparare la superficie ad accogliere la finitura, che in questo caso sarà una finitura a mezzo luci. L'ultima mano, il tampone, si deve portare praticamente alla completa asciugatura. E più asciuga il tampone, e più la pressione della mano può aumentare. La cosa importante nella verniciatura in generale è quella di non soffermarsi mai in nessun punto specifico, ma di girare e stirare in continuazione la vernice attraverso il tampone. Più questo lavoro viene accurato e più la lucidatura, soprattutto guardando nel controluce, apparirà facendo un po' di pressione in più, per questo viene anche difficile parlare. Nella patinatura, dopodiché daremo delle bagnate di trito e asciugheremo quest'olio che c'è in questo momento sulla superficie. Lo toglieremo completamente e in questo caso qui faremo una lucidatura con effetto lucidativo.
amici e cari amiche della nostra pagina Facebook. Anche per oggi abbiamo dato un contributo video a vostra disposizione. Spero vi sia piaciuto. Continuate a seguirci e grazie di tutto. Buona giornata.